Mario Lucini, presente a questo primo evento per i 10 anni del Biancospino Ollus, il tema voci multiple, minori stranieri non accompagnati, un problema che tocca da vicino Como, realtà di confine, e il comune di Como. Sì, certamente è un problema che ci impegna tutti i giorni, ci impegna insieme a voi, insieme alla cooperativa Biancospino, che è un aiuto fondamentale e importante per affrontare questa sfida che diventa tutti i giorni più pressante, perché ci impegna dal punto di vista umano ad assumere le responsabilità di un aiuto, di un'assistenza, ci impegna dal punto di vista sociale, nel senso che sono impegni che vanno il più possibile condivisi, e ci impegna dal punto di vista anche economico, e sta diventando in tempi così difficili una componente importante che va considerata, perché è necessario trovare soluzioni, perché anche un aiuto dai livelli superiori, dalla regione e dallo Stato, deve per forza esserci, perché in caso contrario i comuni come il nostro, in zona di confine, che vivono in modo così pressante questo fenomeno, rischiano di andare al collasso. Michele Borzatta, presidente della cooperativa Il Biancospino Ollus, che dal 2010 ha la gestione del centro puzzle di Tavernola. Il focus di oggi è sicuramente importante per mettere in luce un problema, quello dei minori stranieri non accompagnati, problema che tocca da vicino la città di Como, ma anche la Ollus Il Biancospino. Ecco, qual è l'obiettivo dell'appuntamento di oggi? Ma l'obiettivo dell'appuntamento di oggi è quello di fare un'analisi di un fenomeno, che è il fenomeno proprio dei minori stranieri non accompagnati, nell'ultimo triennio, quindi da quando sostanzialmente la cooperativa ha la gestione del centro PASO, e prendere atto di un fenomeno in continua crescita che ha visto transitare, per quanto riguarda il centro minori stranieri non accompagnati, circa 92 soggetti minori nell'ultimo triennio, che sono molte le nazionalità che abbiamo ospitato in questi 3 anni, e l'obiettivo è quello di dare, come dire, uno spunto di riflessione alle istituzioni. Ora, Sua Eccellenza il Prefetto Michele Tortola, grazie a nome del Biancospino di essere intervenuto a questo importante appuntamento con cui la Ollus Il Biancospino inizia le celebrazioni per il decennale della fondazione. Ecco, voci multiple vuole essere un focus sui minori non accompagnati in provincia di Como, un problema sicuramente sociale e reale per la nostra città e per il nostro territorio, zona di confine. Ecco, come possono intervenire ed interagire le istituzioni? Ma il tema da voi sottoposto oggi all'attenzione generale è un tema assolutamente reale. La città di Como in particolare vive in modo particolarmente rilevante l'affluenza di minori non accompagnati sul proprio territorio, e quindi è sottoposto a uno stress di carattere organizzativo, finanziario e quant'altro che è notevole. Quindi bisogna supportare il comune di Como creando, a mio avviso, una rete che coinvolga istituzioni da un lato, tutte, e d'altro canto anche esperienza del terzo settore, perché possiamo tutti insieme dare una risposta a queste esigenze. L'importanza del centro sta nel fatto che noi educhiamo loro, ma loro educano noi. I fear for the selfish pain, it was worth it every time.